Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere un pochino qual è il corretto utilizzo della chiave dinamometrica, per cui andiamo subito a vedere il suo funzionamento. Innanzitutto la chiave dinamometrica è una chiave a crocchetto con cui si può regolare la coppia di serraggio. E io ne ho due che hanno due scale diverse. Quella più grande ha un valore minimo di 21 Nm e massimo di 210 Nm. Come funziona? Allora, per regolare la coppia di serraggio dobbiamo svitare questa vite di arresto zigrinata, va svitata in senso antorario, poi in modo tale che riusciamo a sbloccare l'impugnatura. Dopodiché dobbiamo ruotare l'impugnatura fino alla coppia di serraggio che ci interessa. Ad esempio per molti bulloni di ruote di automobili, ad esempio, intorno ai 120 Nm. Nel nostro caso la ruota anteriore del mio scooter è 55 Nm, quindi dobbiamo andare a ruotare la chiave fino a raggiungere i 55 Nm. Ruotiamo, fin quanto vedete qua c'è scritto 56, quindi noi ci avviciniamo a 56. Allora vedete, lo 0 è allineato sotto, appena sotto i 56, un pelino dietro abbiamo 55 come coppia di serraggio. Una volta che abbiamo fissato la coppia di serraggio, stringiamo la vite zigrinata. Perché ne ho due? Perché per stringere bulloni che hanno coppie di serraggio più elevate, utilizzo questa chiave che ha un range da 21 a 210 Nm, mentre per quanto riguarda bulloni che bisogna stringere a coppie di serraggio più basse, ho questa chiave dinamometrica che ha un range da 7 Nm a 105 Nm. Perché due? Perché nel momento in cui andiamo a fissare coppie di serraggio nei valori estremi della chiave, questa chiave ha una minor precisione. In teoria sul manualetto in dotazione c'è scritto che la precisione è intorno al 4%. Questo è vero nel momento in cui abbiamo coppie di serraggio intermedie, ma se dobbiamo andare in coppie di serraggio, tipo nel caso di questa chiave di 21 Nm, la precisione è ancora minore, o 210. Quindi nel momento in cui ho bisogno di effettuare operazioni su scale intermedie più basse, utilizzo questa chiave dinamometrica più piccola. Infatti possiamo fissare anche questa chiave una coppia di serraggio di 55 Nm. Vedete qui è 56. Quindi una volta che arrivo alla linea del 56 con lo 0, ruoto di 1 in meno, sono a 55. Ho raggiunto 56 Nm. Se mi serve 55, vado indietro di una tacchettina e fisso. Come vedete qui dietro in entrambe le chiavi c'è un commutatore. Il commutatore serve a cambiare il senso di rotazione del cricchetto, quindi possiamo avere in questo caso serraggio nel senso opposto e abbiamo la fase di serraggio. Un'altra avvertenza che vi devo dare è che nel momento in cui dovete mettere a posto la chiave dinamometrica, conviene che aprite la vite zigrinata, scaricate la molla, nel senso che la girate a zero sul valore minimo, che è 7 Nm.
Ecco, avete scaricato la molla in questo modo e potete tenere a riposo la chiave in modo tale che non si stara la molla e quindi la chiave rimane precisa. Allora, questa è la ruota del mio scooter, dado da 19, chiave da 19. Questa è la chiave più dinamometrica più grande e quindi, come vedete, ce l'ho scatto perché già è stata stretta bene. Adesso la svito un attimo per farvi invece l'esempio. Buco da 19 e stringiamo, appena sentiamo il clack ci fermiamo. Avete sentito il clack? Ora verifichiamo anche con l'altra chiave dinamometrica più piccola, in questo caso ci vuole l'adattatore, perché c'è un attacco da un mezzo che è piccolo. Mettiamo la bussola da 19. Verifichiamo se abbiamo lo scatto, anche in questo caso a 55 Nm, quindi se sono precise le chiavi. Preciso, entrambe scattano a 55. Verifichiamo l'esatto contrario. Chiave di dinamometrica piccola. Ecco, questo era un clack. Chiave dinamometrica grande. Questa chiave dinamometrica lo scatto l'ho raggiunto leggermente dopo. Invece questa piccola, leggermente piccola, quindi c'è una leggera differenza di tarazione tra le due chiavi, ma se avete visto è stata proprio minima la differenza. Bene. Una volta che abbiamo usato le chiavi, ricordiamoci quindi di aprire la vite, scaricarla a zero, che vuol dire che lo zero deve trovarsi a livello della 21, in questo caso il newton metro, e 7 invece di questa chiave più piccola. Bisogna scaricare la molla perché se non la usiamo per molto tempo si stara e quindi sarà meno precisa la chiave. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima occasione. Un saluto da Giovanni Savino. Ciao.